una decisione che abbiamo preso nel comune di Fano dopo un'attenta analisi di tutte le problematiche. L'abbiamo fatto parlando con le istituzioni deputate a collaborare con l'amministrazione comunale, sentendo anche i comuni limitrofi. Abbiamo deciso di non farla perché non possiamo non nascondere che siamo preoccupati per la ripresa dei contagi Covid. Non possiamo come dire, ignorare il fatto che comunque la Fiera di San Bartolomeo richiama tantissime persone da un territorio molto vasto, compresi anche gli espositori che vengono da tutto il centro Italia. Per noi era difficile contingentare le presenze, fare un'analisi e comunque bloccare le persone che in più entravano, perché per come è fatta la Fiera di San Bartolomeo a Fano ci sono tantissimi accessi e quindi era quasi impossibile controllarli tutti e dunque abbiamo deciso di non farla. È una scelta quindi ponderata che abbiamo preso a vantaggio di tutti, anche per garantire che tra 15-20 giorni, quando i nostri figli andranno a riprendere le attività scolastiche, non ci siano problemi e comunque garantendo quindi la sicurezza anche in prospettiva. Siamo un po' preoccupati per questi contagi in salita. In molti casi della nostra provincia e anche della nostra città vengono importati da fuori, da persone che tornano dalle vacanze, per cui dobbiamo stare attenti affinché insomma, si possa controllare bene tutti gli accessi, si possa contingentare ma garantire le distanze. Nel contempo abbiamo deciso di incrementare i controlli in tutte quelle attività dei mercati cittadini che vengono svolti solitamente il mercoledì e il sabato. Per cui da una parte vietiamo la fiera, dall'altra incrementiamo gli sforzi dei volontari, della polizia locale per garantire la sicurezza tutti i giorni nei mercati molto più piccoli che si svolgono nella nostra città. E quindi aumentiamo la soglia d'attenzione per garantire sempre la sicurezza a tutti.